Marco Rossi della Cittadina Team Palestrina, una vittoria importante, anche se sofferta contro una squadra che alla vigilia rimaneva comunque sfavorita rispetto a voi. Salite adesso in classifica a 12 vittorie e 4 sconfitte, un record che comunque vi viene ancora in gioco per la vittoria del campionato. Sì, sicuramente è una vittoria importante, venivamo dalla sconfitta precedente, oggi dovevamo vincere a tutti i costi anche se eravamo ridotti all'osso perché mancava anche Rischia oltre all'assenza dei partenti. Sapevamo che era una partita difficile perché loro Fondi hanno giocato bene anche a casa dell'Eurobasket, sono giocata fino a un minuto alla fine e quindi il coach ci ha detto di partire subito intensi con la concentrazione giusta, l'abbiamo fatto, poi un piccolo calo al secondo quarto sul finire. Abbiamo rimesso tutto in discussione, poi dopo siamo stati bravi e l'abbiamo portata agevolmente a casa. Allora, quando torneranno tutti gli effettivi per questa squadra e soprattutto quale pensate possa essere l'avversario più pericoloso per la conquista del titolo? Guarda, noi non partiamo favoriti certamente, c'è l'Eurobasket, c'è Napoli, c'è Palermo che hanno altri organici. Noi aspettiamo dal mercato almeno un rinforzo, giusto per allungare le rotazioni, vogliamo almeno arrivare a giocarci almeno la prima in casa dei playoff. Poi dopo cambia tutto, playoff è un altro campionato, lo scorso anno noi siamo arrivati primi e siamo usciti con l'Eurobasket qui perdendo la prima in casa e sarà tutta un'altra storia poi. Perfetto, grazie Gianmarco.